Bentrovati a questo nuovo appuntamento con i nostri aggiornamenti. Bentrovato Claudio. Buonasera, buonasera a tutti. Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, dalle pagine del quotidiano Repubblica ha lanciato un appello agli imprenditori in difficoltà. Rivolgetevi alle istituzioni perché in gioco non c'è solo la sopravvivenza delle imprese, ma c'è anche la salvaguardia dell'economia legale. Claudio. Sì, all'insegna della frase lo Stato c'è, che si spera, siamo convinti, che sia poi applicata nella realtà. Il ministro dell'Interno ha voluto soprattutto segnalare come ci sia molta attenzione nei confronti, in particolare dei medi e piccoli imprenditori, per agevolare l'accesso al credito dai quali ha chiesto ai prefetti di assumere iniziative con l'ABI e le associazioni di categoria. Sappiamo essere una problematica, soprattutto sulla lunghezza dei tempi, che si fa sempre più impellente. Sempre al quotidiano romano, il ministro dell'Interno ha lanciato un appello agli imprenditori in difficoltà. La sua frase è: rivolgetevi alle istituzioni perché in gioco non c'è solo la sopravvivenza delle vostre attività, ma anche la salvaguardia dell'economia legale. Segnalate le forze di polizia proposte al vostro aiuto, le proposte, scusate, di aiuto provenienti da persone sconosciute con modalità opache. Per quanto riguarda gli imprenditori che siano già caduti nelle maglie della criminalità, il ministro Lamorgese ha ribadito che a disposizione vi è il fondo anti-racket gestito dal Viminale. Ah, si è poi soffermato il ministro sugli effetti del confinamento per la quarantena sulla commissione dei reati, segnalando che hanno subito una flessione più marcata quelli legati alla criminalità diffusa, ma segnalando anche l'ovvietà per cui è con la riapertura la fase 2 che entra a pieno regime porterà inevitabilmente alla ripresa della criminalità comune e predatoria. Riguardo all'accenno fatto alle attenzioni nei confronti delle possibili infiltrazioni malavitose, credo sia giusto segnalare che all'inizio di aprile Confindustria Cuneo, tramite il suo presidente Mauro Gola, ha rivolto un appello agli associati per far sì che la catena dei pagamenti non venga interrotta e fare quanto è possibile, pur in una situazione così difficile per tutti. E il discorso è di eticità, di correttezza, ma anche e soprattutto finalizzato fin da subito, è stato detto, a cercare di limitare quelle che sono le infiltrazioni malavitose che potrebbero approfittare, avendo queste associazioni grandi capitali disponibili, che potrebbero approfittare di situazioni di difficoltà delle aziende. E quindi il segnale, non solo a parole del Ministro degli Interni, è particolarmente significativo e da sottoscrivere. Per la prima volta Confindustria si racconta attraverso un report di sostenibilità, rendicontando i progetti che mette in campo ogni giorno nel confronto con le istituzioni nazionali e internazionali, con il mondo dell'economia e della finanza, delle parti sociali, della cultura, della ricerca, della scienza, della tecnologia, della politica, dell'informazione. L'obiettivo del report, che sarà presentato nel corso dell'assemblea privata di domani, momento fondamentale per la vita dell'associazione con l'elezione a presidente di Carlo Bonomi, presidente designato, è quello di mappare gli effetti di queste attività in termini di valore economico, sociale e ambientale, e per stimolare il dialogo costruttivo con gli attori sociali e il mondo della politica per avvicinare l'opinione pubblica ai temi dell'impresa e dell'economia reale. Il report sarà presentato dal direttore generale Marcella Panucci. Per rendere il lavoro accessibile, questo report segue il filo rosso dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU. Partendo dalla mappa degli stakeholder, è stato possibile avviare un processo che, attraverso la raccolta di 600 questionari, ha permesso di individuare le 23 tematiche materiali da rendicontare, in coerenza con i valori della sostenibilità, e per consentire una fruizione più articolata, il bilancio è stato realizzato esclusivamente in versione digitale. E ora parliamo di questi appuntamenti che sono seguitissimi dalle nostre imprese, e in particolare parliamo del webinar dedicato alle misure per le aziende del decreto rilancio. E qui con noi il vice direttore Valerio D'Alessandro, gli diamo il benvenuto e gli chiediamo appunto di dare anche ai nostri telespettatori quelli che sono stati i contenuti più importanti di questo webinar del pomeriggio. Buonasera a tutti, grazie per la parola. Oggi pomeriggio, come
ha detto Chiara Serra, si è svolto il primo webinar, primo di una serie, di un ciclo, diciamo, di webinar che Confindustria Cuneo ha inteso realizzare per spiegare i contenuti, i molti contenuti del decreto cosiddetto rilancio. Io richiamo l'apertura che ho fatto oggi, perché bisogna spiegare un po' le difficoltà che si hanno in questo momento a dare conto delle molte novità che ci sono in questo provvedimento. Perché difficoltà? Ebbè, perché il decreto rilancio non è ancora andato in gazzetta. Ora, normalmente, diciamo che la buona regola sarebbe che si commentano delle disposizioni, delle norme, quando hanno l'ufficialità del passaggio in gazzetta ufficiale. Cosa che non essendo ancora avvenuta, ci mette, non nascondo proprio la situazione, ci mette un pochino in crisi, no? Perché questo? Perché per parlare in qualità di esperti di questi provvedimenti qua, di queste disposizioni così importanti, bisognerebbe, è fondamentale una cosa, conoscere le regole, no, di cui si va a parlare. Allora, per conoscerle, che cosa è successo? È successo che, vado a memoria, venerdì è circolata sul web una prima bozza del provvedimento. Una prima bozza che diciamo è servita per avere un'idea dei contenuti. Poi sembrava dalla conferenza stampa che il governo ha tenuto che ci fosse, appunto, fosse imminente la pubblicazione. Allora, prima della conferenza stampa del governo, altra bozza in circolazione sul web, quella delle ore 17, mi ricordo pure l'ora in cui venne diffusa. Il che, tradotto in cartaceo, io l'ho portata per rendere conto della cosa, ha voluto dire questo malloppo qua di norme da studiarsi, da approfondire. E vabbè, ci abbiamo provato con i colleghi a entrare nel merito di queste bozze qua. Peccato, dico peccato perché vuol dire lavoro in più naturalmente, che oggi sarà stato in mezzogiorno, ultima bozza prima del passaggio in gazzetta ufficiale, ed ecco che di nuovo scombussola tutti quello che si era già preparato, che vuol dire che alcune norme sono state introdotte ex novo, i contenuti sono cambiati, altre norme sono state espunte dal capitolo dove erano per passarle nell'altro capitolo. Insomma, lasciatemi dire, un macello normativo, non tanto quanto contenuti, che poi andremo adesso a richiamare, quanto piuttosto proprio un parto difficile per arrivare al provvedimento concreto nella sua, dicevo, ufficialità. Ma tant'è, prendiamolo per buono questo divenire e andiamo ai contenuti, ma richiamandoli brevemente. Io dico subito che quello di oggi, il webinar di oggi, è stato un webinar di presentazione a grandi linee di questi contenuti, per dare, come dire, un'idea di fondo, come vedere lo sfondo di un quadro. Per andare invece nei particolari, ho detto all'inizio, sono stati organizzati una serie di webinar, no, di cui adesso voglio andare a richiamare anche le date, no, proprio per dare modo a tutti di se possibile, partecipare. Il primo webinar è quello che andrà a spiegare le misure fiscali. Il webinar sarà domani mattina alle 9.30, ci saremo io, ma soprattutto ci sarà la mia collega, la dottoressa Bruno, povera dottoressa Bruno, che avrà un grato compito di andare a illustrare alcune misure che veramente sono di difficile analisi e di ancora più difficile spiegazione. Una per tutti, quella che sui giornali ha fatto tanto parlare di sé, che è quella della detrazione eco bonus e sisma bonus per gli interventi edili su condomini o anche su residenze unifamiliari, ma che è importante perché arriva a trasformare quella che era una detrazione sì rilevante, ma adesso la portano al 110%, oltretutto introducendo la possibilità di vedersi riconoscere uno sconto quando non trasformarla in credito d'imposta da poter cedere al sistema bancario, tra l'altro. È una grossa opportunità,
Su questa misura, cioè, diciamo, non voglio esagerare che ci si giochi la ripartenza su questa misura, però sappiamo tutti che il sistema dei lavori edili è quello che normalmente si definisce come sistema che ha poi un moltiplicatore di impatto economico, e quindi ci si aspetta che questa misura porti a un effettivo risultato in termini proprio di necessitano di decreti attuativi. Non sarà una cosa pronti e via, ci sarà bisogno di un certo tempo, e per quanto ci si sforzi di arrivare con concretezza alla definizione. E questo però qual è l'effetto negativo? L'effetto negativo è quello di ingessare il mercato degli altri lavori che invece sarebbero normalmente fruibili perché non vengono modificati, però è comprensibile che i clienti delle aziende interessate che vogliono, sentono, no? Che c'è questa possibilità, si devono informare, per cui bloccano un po' il mercato. Noi cercheremo appunto per quanto possibile in questo se il webinar di domani di andare a raccontare questa misura qua in particolare. Parleremo anche del fatto che è stato stralciata l'IRAP per il saldo 2019 e l'acconto 2020, parleremo della compensazione in F24, cioè per i versamenti in compensazione di crediti con debiti tributari, previdenziali, assicurativi, con innalzamento del limite finalmente al 1.000.000 euro, dopo che per tanti anni era fermo ai 700.000 euro. Parleremo ad esempio del fatto che tutta la, diciamo, le disposizioni che avevano fissato al 30 giugno, se ricordo bene la data, sì, il 30 giugno, tutte le proroghe dei versamenti tributari e di nuovo sta fatto slittare in avanti al 16 di settembre, e altre misure. Quindi l'appuntamento per quello che sono le misure fiscali e soprattutto per il credito di imposta eco bonus e sisma bonus andrà a domani mattina alle 9. Poi naturalmente ci sono novità in materia di ambiente ed energia. Qui voglio, permettetemi di richiamare, non posso farne a meno, quello che si è ottenuto in merito appunto a queste disposizioni di ambiente ed energia. Devo citare per forza il rinvio dell'entrata in vigore delle tanto vituperate norme plastiche sugar tax, che sono state, le cui entrata in vigore è stata posticipata al 1 gennaio 2021. Saranno oggetto di un webinar che si terrà giovedì 21 maggio alle 16.30. In questo webinar verranno anche esaminate le disposizioni che sono state date dal governo in materia di accisa. Ci sono parecchie norme importanti che vanno a interessare tutte le norme, quelle imprese che per la tipologia di prodotti devono raffrontarsi con l'Agenzia delle Dogane appunto per la gestione delle tematiche accise. Quindi l'appuntamento, abbiamo detto, è per giovedì alle 10.30. Alle 10.30, perdon, sì. Poi, novità nel decreto rilancio per quanto riguarda tutto il tema del lavoro. C'è stato un allungamento, qui cito brevissimamente, perché poi non sono norme di mia, diciamo così, proprio il mio pane quotidiano. Comunque leggo che sono norme che hanno di nuovo prorogato la cassa ordinaria, e hanno di nuovo prorogato la cassa in deroga. Una per tutte che è importante, quindi mi sento di richiamare, quella che ha previsto la possibilità di prorogare e rinnovare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere il 23 febbraio 2020 senza necessità di apporre le causali previste dal decreto legislativo del 2015. Ecco, tutte queste novità che riguardano invece il mondo del lavoro saranno oggetto del webinar che ci sarà giovedì 21 maggio alle 16.30. Poi le norme che riguardano i crediti d'imposta
e i contributi a fondo perduto. Anche qui la materia è tanta, vado proprio così a citare solamente i, non so, credito d'imposta e locazioni immobili, credito d'imposta adeguamento ambienti di lavoro, credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro, credito d'imposta pubblicità e via dicendo. Per quanto riguarda le misure a sostegno delle imprese danneggiate dal Covid, c'è ad esempio il contributo a fondo perduto per le imprese da 0 a 5 milioni di euro di ricavi, il rafforzamento patrimoniale delle imprese per quelle imprese tra i 5 e i 50 milioni di ricavi. C'è tutta una rimodulazione per meglio, una definizione di quello che è il nuovo regime degli aiuti di Stato che viene definito cosiddetto il temporary framework. Queste misure qua saranno discusse nel webinar di venerdì 22 maggio alle 16:30. Ultimissima cosa che voglio richiamare, ho detto all'inizio della misura molto complessa, è veramente molto complessa, anche perché sto vedendo che ci sono parecchie incertezze sulle modalità, non solo attuative, proprio quelle interpretative su quello che è appunto la materia dell'eco bonus e sisma bonus, quindi materia che riguarda il mondo dell'edilizia. Per il mondo dell'edilizia in particolare ci sarà un webinar lunedì 25 maggio alle ore 16:30, il tema è questo qua appunto delle misure per il rilancio del settore edile. E con piacere annuncio che il relatore a questo webinar sarà il direttore dell'area fiscalità di ANCE Nazionale, dottor Marco Zandonà, che ci ha gentilmente, con grande generosità sulla parte sua, concesso la sua disponibilità per questo webinar, perché è parecchio preso, e quindi in virtù della vecchia amicizia che mi vanto di avere con lui, che ci ha concesso di essere presente a lunedì per spiegare queste cose. Attendiamo solamente la pubblicazione di questo decreto in Gazzetta e poi andiamo tutti quanti a studiare. Grazie mille al vice direttore per questo intervento importante e appunto che ci ha permesso anche di entrare nel vivo di quelli che sono stati i lavori del vice direttore e poi del pool di esperti di Confindustria Cuneo su queste misure e ovviamente sui vari decreti. E ora parliamo di economia circolare, via maestra per ripartire, per costruire il futuro, il messaggio di Circonomia, il festival appunto dell'economia circolare e dell'energia dei territori di cui Confindustria Cuneo e partner, lo era già anche l'edizione passata, il festival prenderà il via domani. Il programma della quinta edizione è stato svelato dai direttori artistici Roberto Cavallo e Roberto Della Seta in una conferenza stampa, 16 appuntamenti, oltre 100 personaggi presenti, ma vediamo ora l'intervento di Roberto Cavallo che ci racconta e entra nel vivo di questo festival. Parte domani, mercoledì 20, la quinta edizione di Circonomia, il primo festival internazionale per l'economia circolare, festival che è nato in provincia di Cuneo e qui è rimasto. Quest'anno, a seguito dell'emergenza del Covid-19, l'organizzazione in realtà si è rivista tanto da approfondire il programma e renderlo ancora più ricco. Addirittura 16 eventi, oltre 100 relatori, in una circonomia ibrida, con una prima parte digitale che andrà in scena nei mesi di maggio e giugno e una circonomia live, in presenza, speriamo, nei mesi di settembre-ottobre tra la cornice di Alba, alla vigilia della Fiera del Tartufo, e Torino, in collaborazione con il Festival Cinema Ambiente e il Festival Internazionale del Libro. Tanti eventi che abbinano quattro parole chiave: l'innovazione, la cultura, l'interdisciplinarietà e l'economia, per l'appunto. Innovazione già da domani mattina, mercoledì 20, con un programma sull'economia circolare e i rifiuti, con delle start-up, delle innovazioni proprio nate nel periodo del Covid-19, proprio a testimoniare che la circolarità, l'economia, l'innovazione e la sostenibilità sono una risposta per un nuovo modello di economia. Poi si continuerà nei giorni successivi
con delle presentazioni di libri e di film, sempre domani, ma alla sera alle 8, avrò la fortuna di dialogare con Cyril Dion, un grande cineasta francese, premio César come miglior documentario in Francia, i suoi libri vendono decine di migliaia di copie. E poi andremo avanti nelle settimane successive con approfondimenti, segnalo per esempio venerdì 22 convegno di approfondimento con testimonianze sull'economia circolare in vitivinicoltura, perché l'agricoltura è un campione di economia circolare. Poi ci ritroveremo, come dicevo, a settembre-ottobre con appuntamenti live, economisti un po' da tutta Europa, da Christophe Debien a François Bonnet, con Domenico Siniscalco, ripeto, grandi nomi, insieme per pensare che l'economia veramente ha necessità di un nuovo paradigma e le imprese, abbiamo visto già in queste settimane, non solo essere molto recettive, ma essere propositive, essere le prime a proporre un'innovazione reale per un nuovo modello di sviluppo. Segnalo che il programma completo di Circonomia è sul sito circonomia.it ed è molto vasto e quindi è opportuno consultarlo per quanto riguarda le iniziative che cominceranno domani. Sono stati diffusi i risultati, i dati aggiornati a ieri 18 maggio relativi alla cassa integrazione in deroga in Piemonte. Le domande presentate sono a ieri 56.592, proposte da 31.843 aziende che coinvolgono 87.239 lavoratori e le ore messe a preventivo sono ben 19.055.766. La spesa stimata è di 154.351.705 euro. Oltre 10 milioni di ore, cioè la metà circa, riguardano la provincia di Torino, con poco meno di 31.000 domande. La provincia di Cuneo segue al secondo posto con 2.621.199 ore relative a 7.415 domande presentate da 4.176 aziende. Per quanto riguarda, i dati sono numerosi, non vi tediamo con una serie di numeri, trovo significativo segnalare come per quanto riguarda le dimensioni aziendali, ben 51.503 domande sulle 56.592 totali arrivino da imprese fino a 5 dipendenti, 29.396 di queste imprese, che riguardano 58.513 lavoratori. Ecco, questi sono i dati essenziali che sono stati divulgati stamattina e che sono significativi, danno un quadro abbastanza chiaro della situazione che si sta verificando in Piemonte a seguito dell'emergenza coronavirus. Chiara? Ed è un quadro che noi costantemente monitoriamo. E ora parliamo di misure di sostegno alle imprese, quelle che metterà a disposizione il Comune di Peveragno per le aziende operanti nel proprio territorio. Per dettagliare in tempi rapidi gli interventi, le imprese con sede operativa nel territorio del Comune di Peveragno sono invitate a compilare e inviare il modulo scaricabile dal sito del Comune, nella sezione novità dal Comune, www.comune.peveragno.cn.it. Le misure saranno soprattutto un sostegno per le piccole imprese, l'adesione su base volontaria, la compilazione del modulo dovrà essere il più possibile completa e costituirà tutti gli effetti domanda per l'ottenimento del contributo stesso. Confindustria Cuneo ha ringraziato per il segnale di attenzione al tessuto imprenditoriale l'amministrazione di Peveragno, in particolare il sindaco Paolo Renaudi. Un contributo di 100.000 euro per un fondo di sostegno agli albesi che sono in difficoltà. Lo ha erogato la Multiutility Egea rispondendo all'appello del comune di Alba per mitigare le pesanti ricadute causate dal Covid-19 sulla popolazione meno abbiente. Il sindaco di Alba, Carlo Bo, ha ringraziato il gruppo per l'importante supporto che ha voluto dare alla città e al territorio. Poche settimane fa Egea aveva già aderito alla raccolta lanciata dal comune a favore dell'ASL Cuneo 2. Le risorse destinate oggi sono fondamentali, è cominciata la fase 2 e stiamo gradualmente uscendo dall'emergenza sanitaria. Ora dobbiamo affrontare quella sociale ed economica, sottolinea il sindaco di Alba.
Il contributo di IGEA e delle aziende del territorio servirà per le richieste più impellenti, grazie ad un fondo gestito in gran parte dal consorzio per essere più snelli nelle procedure vicine ai cittadini. Alla firma dell'accordo di sostegno sono intervenuti l'amministratore delegato del gruppo IGEA, Pierpaolo Carini, e il presidente del consiglio di sorveglianza, Giuseppe Rossetto. Quanto abbiamo vissuto in questi mesi di difficoltà, ha detto l'amministratore delegato di IGEA Carini, ha nuovamente messo in luce l'importanza più profonda del concetto di essere comunità. Il pensare e il fare da soli non bastano più, oggi sempre più occorre pensare e fare insieme e rapidamente. Credo che questa volta sia stato fatto. Oltre 44 milioni di euro è la dotazione del fondo regionale che finanzia la gestione del sistema integrato degli interventi dei servizi sociali. La giunta regionale, su proposta dell'assessore alle politiche sociali Chiara Caucino, ha deliberato le modalità di riparto del fondo, che è costituito prevalentemente da risorse regionali e statali. La ripartizione, i cui criteri sono stati preventivamente condivisi con ANCI, coordinamento degli enti gestori e organizzazioni sindacali, avviene secondo queste modalità: il 35% è destinato alla popolazione residente, il 25% agli anziani ultra 75 anni, il 25% ai minori e il 15% è inversamente proporzionale al rapporto popolazione-superficie territoriale. Confluiscono in questo capitolo anche i 6,3 milioni di trasferimento dalle province per le funzioni relative ai non vedenti, ai figli minori riconosciuti dalla sola madre, ai minori esposti all'abbandono, ai figli minori non riconosciuti. In base alle indicazioni ministeriali sono riservate risorse per 300.000 euro per finanziare l'implementazione delle linee di indirizzo del progetto, che si rivolge a famiglie e bambini in condizioni di vulnerabilità, e 285.000 euro per il sistema della gestione della trasmissione dei flussi informativi dagli enti gestori verso la Regione e lo Stato. Quest'anno si è scelto di mantenere sostanzialmente l'assegnazione proporzionale rispetto al 2019, anche in considerazione della necessità di garantire la continuità e l'integrità dei servizi in una fase così delicata dovuta all'emergenza Covid. E adesso ancora una notizia in chiusura: l'unità di crisi della Regione ha aperto un bando di reclutamento a tempo determinato per il personale con profilo di collaboratore professionale sanitario, assistente sanitario, da destinare alle aziende sanitarie del Piemonte. La procedura di ingaggio sarà gestita direttamente dalle singole aziende interessate. Le domande di ammissione dovranno essere prodotte mediante procedura telematica, pena esclusione entro il 21 maggio. E questa era l'ultima notizia del nostro notiziario di oggi. Buonasera, volevo solo rapidissimamente dare una positiva notizia appresa poco prima di iniziare questa edizione. Ieri abbiamo parlato delle grossissime problematiche riguardanti il turismo, e il Telegraph di Londra è uscito con un ampio articolo in cui indica 20 motivi, non luoghi, anche luoghi, ma motivi, ad esempio il mangiar bene, per cui il turismo dovrebbe indirizzarsi, turismo inglese, verso l'Italia. Prendiamolo come un piccolo buon auspicio di rinascita. Assolutamente sì. Grazie Claudio, grazie. Buonasera. A voi per averci seguiti.